Schidaro, schiduro, papà, io di chi snatta duro. È super fake. Ciao bambini, siete con zio Pu, con zio Electric Pu. Ma che bella felpa che hai, zio Peo. Ma quanto sei bello, ma l'hai fatta tu? Sì. Va bene, a parte scherzi bambini, siamo qui riuniti per fare un altro supatuba. Un altro bellissimo supatuba. E adesso mi dovevo mettere gli occhiali per disegnare perché è tardi. È mezzanotte, siamo molto indietro con il programma, come dire, di quanto mi ero prefissato di fare. Infatti questo video uscirà probabilmente sabato. E abbiamo qui un ospite, adesso lo inquadro. C'è zio Giulio. Adesso voi vedrete fastidiosamente sempre il riflesso della luce negli occhiali, ma peggio per voi. Innanzitutto, oggi posso far vedere, perché mi sono ricordato per una volta, ma le orecchie non stanno dritte. Oh, così stanno dritte. No, oh, sono un gatto, anche se sembro un orsetto. Comunque, questo è il banner, lo sfondo in cui componiamo insieme tutti i supatuba, tutti i supertuber qui, che vediamo c'è una carenza, una mancanza di supereroi, sinceramente. Abbiamo un bel assortimento di super cattivi, si è andato a aggiungere Sabaku recentemente, ma andiamo a zoomare così ve lo posso gioiosamente far vedere. Abbiamo quindi D&D, Frafrog, Sabrina, Sasha e Eren, Lullaby, Surry, un Surry nudo che galleggia lì, che sembra quello con meno superpoteri, che ride. Poi super cattivi, un Tearless con la barba maligna che può controllare, un Sabaku che controlla le anime, i D&D, Angelo e Demone, che in realtà magari Spawn non voleva essere cattivo ma è stato costretto da Camper, quella era la backstory, diciamo così. Stepney, uno dei primi insieme a Favij, Kenoya, The Long Gamer e Loki. Oggi però chi andiamo a fare? Beh, andiamo a prendere la votazione del Supatuba. Come potete ben vedere qui, le votazioni sono andate soprattutto per questo Ratorix, che io personalmente non conoscevo, ma ho avuto il piacere di conoscere. Ho avuto il piacere di conoscere perché mi sono appunto andato a documentare. Se voi mi suggerite un youtuber da fare nel supertuber, ovviamente io me lo vado un po' a vedere, un po' a studiare, diciamo, per vedere se colgo io qualcosa. Ho chiesto comunque suggerimenti a voi dei superpoteri, ma prima di tutto chi vince? È supereroe o super cattivo? Beh, vince supereroe. Vi mancava la sigla? No, perché già l'avete vista la settimana scorsa. Ma il superpotere, sempre superpoteri suggeriti da voi, vince alla grande, stravince di brutto col 75%. Non so se c'è mai stata una percentuale così potente. Come evocatore di meme, il resto potete leggervelo. Di conseguenza, qui mi sono già preparato, mi sono un po' anticipato questa volta, le mie immagini di riferimento. Abbiamo tre facce diverse di Ratorix e un po' di meme. Un po' di meme, perché se questo evocatore di meme deve evocare meme, io devo vedere meme da evocare. E l'abbiamo scelta insieme a zio Giulietto, tra le nostre preferite. Quindi andiamo a zoomare un attimino. Il suo preferito? Qual è il tuo preferito? Bongo Cat. Il Bongo Cat. Eccolo qui, il signor Bongo Cat. Uno dei più recenti. Una delle mie preferite erano queste pasticche per le lavatrici, che all'inizio del 2018 appunto c'erano questi meme come se fossero delle caramelle che si mangiavano, e c'è gente che le ingeriva effettivamente perché è stupida. Evviva gli stupidi. Poi c'è questo qua, era "You're so effing precious when you smile", che troviamo quindi la faccia di Trump e Squiddy. Poi uno dei miei preferiti, un po' vecchiotti, mi sa 2016 anche, cioè come meme perché l'anime è molto precedente al 2016, è il "Oh my god", oh, "Oh my god", "Oh my god", e questa è la bambina del "Oh my god", e quindi io ce la metto, non me ne frega. Ovviamente c'è Luganda Knuckles, "Do you know the way? Do you know the way of the ball?" E poi c'è il nostro caro "Deja vu, never been on this place before, high on the streets". Di questi ne abbiamo abusato io e zio Giulietto una sera vedendo le compilation "Deja vu", come se non ci fosse un domani. Uno dei più odiati e amati allo stesso tempo è "Skidaddle Skidoodle, your D is now a noodle". Quanto family friendly questo canale, che censura da solo in autonomia, senza bisogno di effetti sonori, le paroline un po' spintarelle. Comunque sia, io direi che possiamo già iniziare immediatamente, perché già abbiamo parlato con Giulietto più o meno un'idea di come poter fare questo disegno, questo Ratorix. Non so se si pronuncia Ratorix o Ratorix, questo non lo so, me lo direte voi nei commenti. Comunque sia, iniziamo, non perdiamo troppo tempo, e da qui la faccenda sarà molto meno parlata. Prima di tutto la testa, come sempre, perché gli esseri umani hanno la testa, e questa battuta me la sono
sono giocata diverse volte, forse troppe, quindi fate finta di non aver sentito. Ho già in mente la posizione, voglio che sia un evocatore di meme ma tipo Yu-Gi-Oh! Style, cioè con delle carte. Una posa, già me la sono scordata come la volevo fare, carte, mano, ok, ce l'ho. Sto schizzando molto oggetto per cercare una posa dinamica, ma non mi sta facendo impazzire ancora, vediamo se riesco a recuperarla in qualche modo. Oh, si è appena iscritto Lorenzo Ricci, tra l'altro. Ho le alert accese. È carino perché almeno uno appare in video come nuovo iscritto. È una cosa simpatica, no? Periodo in cui il canale era in crescita, l'ho dovuto spegnere perché non mi facevano letteralmente disegnare. E questa mano ha qualcosa che non va, credo. Ha tante cose che non va. Ha troppe cose che non va. Via mano, via. Perché ho scelto una posa per la mano così complessa? La devo fare subito bella definita in modo da capire se la sto facendo bene oppure no. Se è una mano storpia o se è relativamente ok. Mamma mia, quel mignolo è storpio. Dopo vediamo tutto quelle che sono proporzioni e cose, perché adesso non le sto... Non, cioè, sto schizzando molto oggetto, quindi già vedo che molte cose sono molto fuori proporzione. Non sto schizzando molto oggetto, più che monetizzare il video. Non posso dire sto schizzando molto oggetto, è vero. Accidenti. Ti sembra in proporzione, zio Giulietto? Come ti sembra? Giulio, non guardare la telecamera, guarda qui. Mi sembra ok. Ovviamente noi esageriamo tra addominali, anche se questo supereroe, visto che evoca cose per sé, potrebbe non essere troppo pompato, no? Ogni tanto si può anche non pompare. Fagli la buzza. La cosa? La panza. In che lingua è buzza? Non lo so. Ok, specchiamo per proporzioni. Ah, mi sembra che ci siamo, per una volta. Quando tu specchi, ti rendi conto se hai fatto errori di proporzioni. Quando ero alla Comics, infatti, un suggerimento era o capovolgere il disegno o appoggiarlo al muro al contrario, così lo vedevi specchiato. Wow. Hai capito? Hai capito i trucchi del mestiere. Quindi vi ho insegnato una nuova cosa. Dopo non dite che il suo Peo non vi insegna niente. Ci provo almeno. Qui ho fatto il pacco, non ce n'era bisogno di evidenziare il pacco. Poi evoca, non sappiamo. Evoca meme, non ha bisogno di usarlo. Evoca meme, non ha bisogno di usare il pacco. Vuoi le gambe fine? Molto anime style. Vorrei che lui mi uscisse abbastanza anime, come The Long Gamer. Mi è uscito molto anime. E non posso fare tutti i supereroi che fluttuano, tra l'altro, perché ultimamente me la sto cavando così. Li faccio fluttuare in modo che poi nello sfondo finale stiano bene. E li sto facendo sempre a corpo intero gli ultimi, proprio perché mi fa bene esercitarmi sul corpo intero, piuttosto che tagliare furbamente, cosa che ho fatto e lo ammetto, mezzo busto. Adesso possiamo iniziare a disegnare il visetto. Quindi ci avviciniamo all'immagine di riferimento del viso e vediamo un po'. Questo è un viso un po' particolare, cioè nulla di male da dire al nostro caro Ratorix, ma è un viso relativamente comune, quindi per me sarà difficile cercare di centrare i tratti, di renderlo riconoscibile. Ma il naso è mediamente grande, quindi qui potrebbe essere così. Ha un po' di gobba, non troppa. Il naso già l'ho fatto gigante in realtà, altro che non abbastanza grande. Trucchi del mestiere, Zach. Stai studiando tu? Ah, però mi scappa la cacca. Vai a farla? Non c'ho voglia. Ha il sopracciglio bello folto, ragazzo, quindi noi lo infoltiamo. Gli occhi sono a una certa distanza, quindi un po' più distanti. E lui ride molto, molto potentemente nei suoi video, quindi noi dobbiamo andare decisi con il sorrisone. Cancello un po' di roba perché mi si intrecciano gli occhi con tutto. Andiamo ad aggiungere il capellone, che adesso, ok, il verso è quello, o qui è specchiato, è qui che è specchiato, o è questo il verso giusto? Ah, però noi è supereroe, quindi noi lo dobbiamo fare così, perché sennò finisce che lo specchiamo per sbaglio, hai capito? Quindi io decido, suppongo che il verso sia questo, di qua, per i capelli. Belli voluminosi, fa un po' Elvis. Uè, che sbatti? Ma lo stendere, uè. Ehi. Si è preso un colpo. E adesso questi capelli gli diamo un po' di stile zio Peo, quindi con qualche ciuffetto che fa bello il giro, bello definito, il solito effetto nastri di carta che piace a zio Peo. Giulio, avvicinati per favore. Poi vado a fare la cacca. Poi vai a fare quello che vuoi, ma così assomiglia. Incicciottirei un po' il viso. Un pochino più cicciotto. Lo zigomo forse, la parte degli zigomi. Non so se... sì, già meglio. Già meglio. Però direi che ci siamo già. Ci siamo? Sì. Vado al design del vestito. Vado al design del vestito. Io intanto vado a fare un design in bagno. Oddio. Il mio obiettivo qui era quello di lavorare con delle carte, no? Me le immaginavo stese. Volevo che queste carte fossero appoggiate come se fluttuassero in aria. E da queste carte escono le evocazioni, i meme, i mitici meme. Siccome i meme che vogliamo disegnare sono uno,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci vogliono. Ah no, questo l'ho contato due volte. Ci vogliono 7 carte. E qui ne avrà qualcuna in mano. È un misto tra Gambit degli X-Men, Yu-Gi-Oh! E cacchio più da pai praticamente. Adesso devo spostare il tuo bel viso via da qui un attimino, perché ho bisogno di più spazio per i meme. Vogliamo un Ugandan Knuckles in prima fila. Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? Con la manina alzata magari, che è simpatica. E lo facciamo uscire da una carta. Qui sarà un macello, sarà un disegno gigantesco. Qui il bongo cut lo facciamo, per amore della sintesi, con un bongo semplice. Qui facciamo le pasticchette per lavare, per la lavatrice, per quello che è. Ma salve. Ma salve, è tornato. Non sono pienamente soddisfatto. No? No. Voglio capire dove fare la macchina. Ti pare che io debba disegnare una macchina, quindi mi devo proprio complicare la vita. Ovviamente la disegno molto semplice, tipo una panda o qualcosa del genere. Che la macchina c'è, ci manca Skidaro Skiduro. Skidaro Skiduro. Chi ci manca? Ho più carte di quante... Ah, manca Omaga. 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 Ci manca una carta per... Io so, è film precious. When you smash, bitch, bitch. E adesso io semplicemente impazzirò a inchiostrare tutto questo. Anche perché non ho fatto ancora il, diciamo così, il design del suo vestito. Ma mi terrò relativamente sobrio, sempre molto da supereroe, perché stiamo facendo supereroi, quindi con una tuta relativamente attillata, ma più normale, quasi t-shirt. Lui ha come logo una G e una S e ce la schiaffiamo sul petto. Giulio Solfrini? È vero. Ti ha copiato il nome e cognome? No, sono io, mi hai sgamato. Tu sei Ratorix o Ratorix? Ci buttiamo dei guantoni perché fa figo, di quelli che sono bucati perché fa figo, fa molto molto, fa molto molto, fa molto eroe tamarro. A noi eroi tamarri piacciono. Ci buttiamo una cinta con diversi deck di carte che si porta dietro così. Facciamolo proprio tamarrissimo lo stivale. Yes! Non so neanche se è una persona alta o bassa, oppure magari è alta, però rimane comunque con insicurezze relative alla propria altezza, quindi mette questi stivaloni. E davvero, ragazzo anime, una sciarpa fuori luogo. Ha una faccia anche la sciarpa, perché ha vita propria. Così? Sì. No. Un gatto, perché è la firma di Zio Peo ultimamente. È il gatto. Quindi se questo un attimo lo faccio azzurro per farvi vedere bene. Questo lasciamo rosso. Più o meno potete intravedere. È un po' un macello qui tra diversi tratti e cose e elementi. Potete intravedere tutto quello che sarà il nostro Ratorix quando avrò appunto inchiostrato, colorato e tutto quanto. Ma che farò domani, perché è luna di notte ed è ora che andiamo a dormire, no? Ho appena iniziato a editare. È ora che andiamo a dormire. È ora che io vado a dormire e lascio Zio Giulio editare. No. Quindi per voi musichetta magica, inchiostrazione tra 3, 2, 1. Poggi poggi po, poggi poggi po, na 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 na. L'altra e faccio lo stupito. Abbiamo così finito, bambini, l'inchiostrazione, che è stata alquanto faticosa, devo dire, perché gli elementi sono tanti e ho paura per il colore. Secondo me il colore mi porta via tutto il pomeriggio. Giulio non ci crede, ma secondo me, a meno che non mi invento qualche metodo per qualche scorciatoia, più che altro per tagliare i tempi, qui ci siamo un sacco di tempo. Comunque sia, come potete ben vedere, all'incirca, macchina di déjà vu. Mi piace molto come mi è venuta la bambina del oh my god, oh ma yeah! Do you know the way? Do you know the way of the devil? Do you know the way? Are you the queen? Spit on the queen, so she get Ebola. Ho appena sputato sulla tavoletta per fare lo scemo. I know the way. Abbiamo così finito di inchiostrare, iniziamo subito a colorare. Bello fast, ultra fast per voi almeno. Io ci starò, ci perderò qualche oretta probabilmente. Quindi colorazione tra 3, 2, 1. Abbiù.
Bene bambini, abbiamo finito di colorare e sono le 1:10 del mattino. Avevo previsto un pomeriggio, no, perché mi sono scordato che con tutti questi personaggi, con tutte queste cose mi avrebbe preso molto più tempo. E sono stato anche veloce, nel senso che, non so se qualcuno di voi lo ha notato, ma mettevo colore, sfumavo. Sfumature e luci le facevo sul momento, sul colore che facevo, quindi cercavo di correre. Questo non mi ha dato un senso omogeneo di luce, ma comunque sia un bel risultato, devo dire. Julius Espresso dice che è uno dei più belli fatti fino adesso. Confermi? Sì, c'ho un attacco di cionno. Un attacco di cionno, così sì, perché luna di notte lui stava vedendo Logan nel frattempo, Logan degli X-Men presente, Wolverine. Comunque sia, prima di chiudere questo video ho pensato, forse è il caso di dire chi o che cosa sono questi meme, almeno quelli che magari non si conoscono. Iniziando dal Oh My God, che è il mio preferito, io lo utilizzavo nei video. Il mio preferito è Bongo Cat. Basta cercare Oh My God. Oh my god, è uscito. E questo di solito è copy strike. Beh, metti solo la parte dove dice Oh my god. Why thank you. Oh my god. Oh my god. Poi c'è il déjà vu, che quello I've just been in the space. Quello before. È impossibile non conoscerlo. Déjà vu. I've just been in the space before. Higher on the street and I know it's my time to go. Poi abbiamo Skidaro Skiduro, che quello può essere meno conosciuto, quindi... Skidaro Skiduro! Ah. Is now a noodle! Questo è questo. Questo è il meme. Che tra l'altro era amato e odiato allo stesso tempo, perché era solo questo. Finisce lì. Bongo Cat è il preferito di Zio Giulietto. Praticamente questo gattino animato che viene abbinato a, tutto. A qualunque cosa sia schiacciabile, ok? Quindi questo è tratto da Pirati dei Caraibi. Oh! No! È morto! Non me l'aspettavo! Oh, vivo! Sott'acqua! Oh. Wow! Ha delle gambe! È carinissimo! Non si presuppone che abbia delle gambe Bongo Cat. Però è carinissimo, uguale. Ah, questa è un'altra meme. È il tipo che urla nella montagna. Ah! Sì, ce l'ho. Ecco dove è andato! Era lui! Che ora di andare a dormire. Si è fatto tardi. Mi raccomando, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Sì. L'ho detto bene. Se vi siete vagamente, anche soltanto un pizzico divertiti. Ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi, giusto? Se non lo siete, campanellino. Quelle robe lì classiche di YouTube che non vi costringe nessuno. Questo canale ci divertiamo. C'è una community relativamente attiva per la votazione dei Supatuba. Aggiungo soltanto che apprezzo tantissimo quando c'è interazione con il soggetto del Supatuba. Colui a cui io dono i poteri, io dio di questo mondo, dono i poteri a un YouTuber e lo faccio diventare Supatuba. Questo è il potere che mi è stato donato, così come Ratorix, o Ratorix, che ancora non so come si pronunci, mi correggerai? Già mi ha contattato su Instagram proprio perché ha visto la storia, è incuriosito, non vedeva l'ora di vederlo, ma come Frafro che aveva commentato il video, o Sabaku il suo, e così via. Gli iNoobs che avevano addirittura condiviso nella loro community il Supatuba loro. Questo è quello che mi piace, arrivare alle persone e fare qualcosa di vagamente divertente. Io mi diverto, io mi esercito, qualcuno si diverte perché ha un'immagine di sé alquanto strana che non si aspettava di avere. Vincono tutti qui, siamo tutti vincitori in questo triste mondo amaro dove tutti ci pugnalano alle spalle. Stai dilagando, dai, chiudi sto chiudo sto video. Questo era Electric. Stava deprimendo. Questo era Electric. I hurt myself today to see if I still non mi ricordavo la parola. I focus on the pain, the only thing that thrill. Questo lo metto nel film quando proprio